State ascoltando. State ascoltando. Deep Time. Deep Time. History. History. State ascoltando. State ascoltando. Deep Time. Deep Time. History. 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 Questa pioggia che si muove, bagnando la vita che va, cercando poi di non cadere, in un sorriso che non sa. Trattenere quando il tuo scopo è l'avidità, facendo incendi nel tuo cuore, rinunciando a questa libertà. Il sole anche per te, in quel passaggio di un gabbiano, forse scopri la strada qual è, questa voce che senti da lontano.
che si ribella a questa vita che un battito di ali senza ragione. Ma poi la ragione, dimmi qual è. Forse è in un aspetto migliore, ma se la tua anima non c'è, è proprio qui che devi ripartire, cercando tutti i tuoi perché. Il mare dove? Il mare dove? Il mare dove? Ma dove sarà questo mare? Non lo so, eh? Il mare. Chi lo sa? Buonasera. Dov'è il mare? Ormai proprio non lo possiamo più vedere neanche, come dice questo ragazzotto qui. O Rimini o Riccione, non si sa. Vabbè, certo, comunque. State ascoltando Il mare dov'è, tratto dal mio album che sto facendo, anche in collaborazione con questo ragazzotto che si chiama Fabio Corvini, ossia The Professor. Sono qua. Oggi mi ha mandato delle foto di, non so, di una bellezza rara, fantastiche, cose mai viste. Questo, vabbè, comunque sto cercando di reclamizzare questo disco, perché poi è un disco che io ci tengo molto, non tanto per la vendita, ma tanto per quello che io voglio dire, no? Il fatto di salvare la natura, perché è importante la natura, cioè noi facciamo parte di questa terra e riusciamo a inquinarla, a rovinarla e a dimenticarci di quanto bene ci fa stare con lei, giusto? Sì, esatto. Buonasera, bentrovati al grandissimo programma Deep Time Reprise, quindi parte 2. E si continua con della buona musica che viene magistralmente, diciamo, soffiata da un telefono lontano, insomma sta nelle parti, diciamo, alte dell'Italia, ossia a Mestre, il grande buon Orsettone, così gli piace essere chiamato, Fabio Corvini, il sommo, il maestro, a lei la parola. Maestro, vabbè. Grazie per il sommo e per il maestro. Niente, comunque, buonasera a tutti. Innanzitutto, io spero tutto bene, insomma, che possa andare bene la serata, anche perché stanno cambiando un po' di cose in Italia, come ben sai, no? Sembra non riuscire a riprendersi da questa situazione, purtroppo abbastanza scomoda e brutta, che è questa serrata in casa, che però ci ha dato anche la possibilità di poter andare avanti e di continuare questo nostro tuo, principalmente, progetto radiofonico. Certo. Che diciamo, nella lontananza, nel distacco, ci ha anche unito un attimo, ci ha dato la possibilità, ci sta dando, certo, la, certo, possibilità di fare buona musica. Quindi diciamo che è anche un bene, tra virgolette, no? Esatto. Diciamo che è un bene, perché comunque, sai, sono lega, no? La musica ci ha aiutato tantissimo in questo periodo. Ma meno male che c'è la musica. Aumentati gli streaming un po' di tutte le radio, di tutti i programmi, di tutti i canali. È stata venduta musica finalmente, la gente ha anche cominciato, e questo ti parlo dalla parte mia e del mio lavoro, che tu sai, ha cominciato anche a scaricare meno illegalmente, perché c'è stata comunque la possibilità di confrontarsi, di mettersi, sì, costa talmente poco adesso, un po' sulla buona strada, diciamo, per cui è così. Bene, allora, niente, dobbiamo riprendere, se ben ricordi, il discorso di ieri sera. Dico bene?
Eh beh, certo, certo, l'abbiamo lasciato con lei, la Barry. Abbiamo... La Barry. Sì, abbiamo parlato, sì, abbiamo parlato un po' di Baie degli, certo, Angeli, certo, abbiamo parlato un po' di trasformazioni, okay, musicali, di DJ storici, di, sì, DJ che hanno lasciato il segno, di cantanti che hanno lasciato il segno, che tuttora lo lasciano, e come per esempio questo strumentista, trombettista che sentiremo adesso, che è Herb Alpert, che, certo, molti se lo ricorderanno, sì, sì, per tantissime cose, anche perché è un elemento che ha venduto oltre 80 milioni di dischi. Ma io dai, una bazzecola, proprio. 14 dischi di platino, 15 dischi d'oro, sino una bella soglia raggiunta, no? Beh, buono, e ha vinto anche 8 Grammy Award, per cui parliamo di un personaggio proprio che, nonostante tutto sia un cantante, ha cantato sempre molto poco, ed è uno che con i suoi brani ha fatto appunto la storia della, anche della Baie degli Angeli, perché il primo disco è nato molto presto, lui è tuttora in attività, certo, perché, certo, certo, ha iniziato nel 57 a fare musica. Ma è proprio un ragazzotto, avanti, tuttora continua, e anche se, come dico, non è molto commerciale, però comunque è un personaggio che ha lavorato attorno a tantissimi personaggi. Ti parlo di Gatto Barbieri, Gino Vanelli, Sergio Mendes, certo, certo, per insomma, cui, un po' di insomma, gente, diciamo che ha fatto un buon, una buona carriera e continua tuttora a farla. Ma il nome cui, di questa persona qual è? È Herb Alpert. Sì. Che lo conosceva, poi... lo conosce anche mia madre, poi alla fine, perché insomma, non ho capito. Lo conosce anche la mamma, perché è degli anni 50, insomma, ha sempre fatto musica, no? Sì, diciamo che lui è un po'. Noi abbiamo un personaggio in Italia, avevamo, adesso non so se è ancora vivo, perché comunque io me lo ricordo, la gente se lo ricorda più che altro per le copertine dei suoi dischi. Sì. Era un altro trombettista, sassofonista, che si chiamava Fausto Papetti. È stato grande Fausto Papetti, diciamo, ci siamo fatti certe pommiciate con Fausto Papetti, non il nostro Herb Alpert, Alpert, certo, italiano, no, ma però non ha mai raggiunto comunque soglie di questo personaggio di cui stiamo parlando oggi, anche perché il personaggio di oggi è un produttore. Fausto Papetti era un interprete, non ha mai avuto un molto bravo suo, cioè l'ha sempre ricalcato sulle onde musicali di quegli altri, certo, cui, certo, certo. E niente, questa sera possiamo comunque andare a cominciare con questo brano molto bello, molto famoso. È stata la sigla non solo del Cosmic di Verona, certo, del 1981, ma è stato praticamente è inserito all'interno di molti DJ set miei e di altri DJ tipo Lota, tipo Daniele Baldelli, che navigavano su quel tipo di musica non commerciale, certo. Questo brano è Magic Man del 1981, e richiama molto quello che è proprio la musica, neanche tanto da ballo, ma da compensazione all'interno delle discoteche. Certo, certo, certo. Allora niente, io lo faccio andare, questa è Radio Casa Nicolassi, leviamo il mare dov'è e facciamo sentire Magic Man. Mi raccomando, alzate il volume che alla musica ci pensiamo noi. We'll be right back.
Vabbè, questa è la grande musica. Fabio, ci sei? Ci sono. Quanto è bravo, eh? Che bella trova. Molto, molto ispirato, molto Miles Davis. Sì. Vabbè, Miles Davis poi insegna, no? Un pochino, quindi, cioè. Sì, diciamo che gli ha fatto... Ma in tanti poi suonavano la tromba, perché era allora era uno strumento che andava parecchio. Eh sì, vabbè, certo. Poi Miles Davis ha fatto tante collaborazioni, rimane veramente un mostro sacro della tromba in assoluto. Prima io vedo il grande, l'unico, per me il più bravo in assoluto, Louis Armstrong, perché cioè Louis Armstrong pure la faceva parlare la tromba. Satchmo, eh? Il grande Satchmo. Vabbè, comunque continuiamo allora con della buona musica, perché la musica poi che comunque ha fatto la storia, no? La storia della dance, no? Della dance. Questa era questa è una La storia della dance, perché per quanto si possa, allora, io ho sempre definito dance anche il lentone ballabile, per cui Certo, è ballabile. Allora, in discoteca viene iniziato nel periodo in cui c'erano anche i venti, fortunatamente non li ho mai messi. No, io l'ho messo, io l'ho
messo Selling, Selling. Molta ricerca, ho scoperto tanti brani che si potevano usare benissimo anche all'interno di quello che era allora la cosiddetta Afro Music, che poi relegava un po' tutte le cose strane musicali, dall'elettronica, passando per il funky, passando per il tribale, i pezzi proprio folcloristici dell'Afro Brasil e via discorrendo. E oltre a questo personaggio che abbiamo sentito adesso, c'è un'altra cosa che in pochissimi conoscono. In quel periodo lì, verso diciamo la metà del 1980-1981, nacque un gruppo molto importante. Questo gruppo che avevano questo cantante e compositore che si chiamava George Michael. Ahimè, non ce l'avevano più. E il chitarrista Andrew Ridgeley, che fecero delle cose molto belle. Il primo album da cui ascolteremo un estratto adesso, che andremo a che poi è raro, è molto raro questa cosa. È rarissima, perché comunque l'album è uscito nell'81, ma il pezzo che andiamo a sentire adesso, che è Super Switch, è uscito nel 1978. Capito? E ha fatto appunto parte di quello che era il sound della Baia degli Angeli. L'album era appunto il primo degli UM, Fantastic, ha avuto un discreto successo, perché il successo maggiore l'hanno fatto poi con gli album dove c'era Last Christmas e Compagnia Bella. Sono comunque stati Tropicana, il club Tropicana, loro con l'album con Tropicana e Tropicana, yes, che poi è stato in quell'album lì sempre uno dei grandi successi della Columbia Record e della CBS, che allora erano le etichette diciamo estreme americane, e quelle europee, che era la Epic, e sono stati i primi a stampare gli UM, per cui nessuno ti devo dire in quei periodi credeva a questo gruppo. Poi invece con il tempo, visto il successo di questo brano che andiamo a sentire adesso, che naturalmente se lo ricordo in pochi, perché era un brano molto di nicchia, ma comunque che girava parecchio per la radio, anche perché allora la Columbia faceva sia un distributore molto importante che era David Austin, riusciva a fare pubblicità in America ai dischi delle persone, diciamo dei bianchi, che uscivano sul mercato discografico. Questo brano è molto strano, non sembra un brano degli UM, ma d'altronde poi abbiamo avuto anche dei gruppi tipo i Culture Club che hanno fatto dei dischi particolari, nessuno sa che quei pezzi sono dei Culture Club. Magari la prossima volta ti passerò qualcosa e ti farò sentire che cosa si suonava negli anni 80. Sì, no, ma guarda, conosco bene. Ecco. Culture Club, gran gruppo. Esatto. E questi gruppi erano soliti fare dei dischi che nessuno immaginava, anche Simple Mind hanno fatto dei brani strumentali da paura. Erano bravi, molto bravi. La sera un programma anche dedicato a queste cose che la gente, dei gruppi famosi che le persone non conoscono. Perché è veramente tanto, c'è veramente tanto da spaziare. Hanno iniziato con le piccole cose, poi sono diventati dei colossi, appunto, come la sono diventati poi, di UM, poi non dimentichiamo Genesis, come l'ha diventato Peter Gabriel e tanti altri personaggi che comunque hanno fatto cose strane che in Europa non sono mai arrivate, ma che in America, per esempio, sono entrate nelle classifiche più importanti in assoluto a livello mondiale. Allora, una cosa da dire. In Europa c'è questa cosa che recita così: questo disco o quel disco è stato licenziato in Giappone. Cosa vuol dire? Per licenziato non si intende che ti licenziano come quando sei sul lavoro. No, è stato preso. Preso. La sonda maggiore fino alla fine degli anni 90 è stato avere una licenza di quel disco che girasse anche sul mercato giapponese. Mi ha detto niente. Quindi voleva dire almeno un disco di platino. Capito? Cici D'Agostino, dal mio modello moderna, con la Multijour è stato licenziato in Giappone e ha fatto 4 dischi di platino con quello. Per cui puoi immaginare quanto può essere importante il mercato giapponese, anche se per noi il Giappone significa tecnologia,
certo, e altre cose che senza, cioè senza pensare alla musica. Io mi ricordo andare a suonare in Giappone a Nagano, a Tokyo, assieme a un altro personaggio, Mario Più, molto, molto sì, conosciuto, sì. E è stato un idillio, perché è veramente un mercato totalmente diverso da quello che è il nostro stile di vita. Innanzitutto hanno un grande rispetto, certo, e il fatto che loro possano prendere e adottare licenze discografiche vuol dire che proprio il pezzo piace, hanno rispetto, certo, degli artisti, certo, certo, perché capito, non solo vendono i dischi, creano loro stessi dei fan club che lavorano tantissimo, fanno anche guadagnare dei soldi agli artisti, per cui questa è una cosa molto importante, cosa che noi per esempio non facciamo, perché da noi c'è una guerra altissima per quanto riguarda le produzioni discografiche. Il Giappone invece è una cosa a sé, lavora da solo e riesce a fare strada a questa gente. Infatti UM con questo disco qui furono poi licenziati in Giappone e diventarono gli UM. Esatto. Se lo vogliamo sentire, Super Slick 1978, Super... di questi due ragazzi famosissimi e bravissimi, Andrew Ridgeley e George Michael. Mi sembra il minimo. Allora, i UM con Super Slick, qui, questo è del 78, siamo su Radio Calcolassi e in streaming qui su Facebook. Alzate il volume, che alla musica chiaramente ci pensiamo noi con Deep Time.
neanche sembrano. Ci sei, Fabio? Sì, ci sono. Ora ti sento benissimo perché siamo entrati in diretta giusta. Neanche sembrano gli UEM, poi alla fine, Esatto, ma non sembrano, ma infatti, ti spiego, il discorso della musica anni, chiamiamola 70-80 a livello non commerciale, era proprio totalmente diversa rispetto a noi. Se tu vai a sentire, ci sono dei brani di Michael Jackson, quando era con i Jackson 5. Sì, vabbè, meravigliosi, bravi. Che sono meravigliosi, ci sono dei brani di Jackson con Zarian Jackson che meravigliosi. Ma nessuno, cioè, conoscono l'esistenza, ma magari non sanno a che appartiene quel brano. Un fenomeno particolare, non so se ti ricordi gli UR. Come no? Esatto, gli UR sono stati tutti i componenti che hanno fatto parte di gruppi come Temptations, come che ne so, i Tramp, i Disco Inferno, perché una volta un genere si chiamava Soul Train. I Soul Train è meraviglioso. Esatto, e Soul Train era un misto tra funky e musica soul, da dove poi sono nati tutti, diciamo. È nato un gruppo che io amo, che si chiamano i D-Train, che hanno fatto delle cose di una bellezza rara pure. Sì, ma poi basta che guardi per esempio i Voyage. I Voyage, come no? Beh, magari una sera passeremo anche questo. No, ma ce l'ho, adesso... guarda, io dopo tanto ti faccio, adesso noi non possiamo più comunicare, ci abbiamo l'ultimo brano in scaletta, lo sai? Sì, diciamo che è il penultimo brano, perché sinceramente io te ne rubo un altro, nel senso che questo che passiamo adesso è una storia e quello dopo ancora di più. Adesso parliamo di una cosa, sempre per rimanere sul discorso del tribale, visto che tra un po' c'è il tuo album, poi ci sarà You Can Do It, c'è anche esatto, lo so, quello lo mettiamo per ultimo, no? Giusto? Sì, adesso passiamo agli African Music Machine con Black Pearl, certo, e poi chiudiamo con You Can Do It, mi sembra il minimo. Esatto, allora ti spiego una cosa, African Music Machine fanno parte di quei gruppi tipo Fela Kuti, dove c'è tantissimi strumentisti e tanti elementi, un gruppo che è nato a New Orleans, sia chiaro, tu capisci la difficoltà di chi veniva dalle parti del Mississippi a cantare in America, in posti come New York, in quei periodi lì, perché comunque c'era un razzismo sconfinato, infatti poi ci ha fatto il film anche... C'è stato il film Malcolm X, no? Cioè nel senso che comunque... Ma poi ci hanno fatto, ma ancora prima avevano fatto Colore Viola, insomma. Sì, certo, bellissimo, uno dei film più belli in assoluto che ho visto, il Colore Viola. Esatto, sì. Gli African Music Machine erano guidati da un tale che si chiamava Louis Willery, che li formò nel 1970, quasi per fare un dispetto a quello che era l'America. Perché? Black Perry. Per quale motivo? Perché... lui, uscendo con un disco del genere in America, erano costretti a pubblicarlo. Certo. È stato un gruppo attivo fino al 2000, per cui ti puoi immaginare cosa possono aver fatto nella loro storia. Il brano di stasera è stato, diciamo, uno dei primi, l'album principale era The Singular Level, e facevano una parte, non c'era una vera e propria etichetta, diciamo che è quasi un white come disco, bianco. Poi, come white, come al solito, venivano a far parte di certe etichette discografiche che li mettevano un po' sotto banco, in questo caso la CBS lo fece uscire proprio di straforo, diciamo. Guarda, io ho visto una serie un po' di tempo fa su Netflix che parla proprio della musica nera, dei rapper che hanno cominciato proprio campionando questi brani meravigliosi, quindi stiamo parlando anche di Houdini che insomma nel periodo, nell'81, ha fatto tanti tanti dischi, te lo ricordi, no? Houdini. Sì, ma sai cosa è il bello di questo gruppo qua? Finirono di suonare attorno al 2000, ma Willery, non contento, nel 2001 riformò la band. Pensa che bello! Sempre africano, suono un po' così caraibico, legato a funky soul, e riprese l'attività, per cui fece poi un altro album che fu l'ultimo, perché poi lui passò purtroppo a miglior vita.
Pace all'anima sua. Esatto, e fece proprio una cosa stupenda. Loro sono andati avanti comunque anche senza di lui fino al 2009, non avendo un successo come con questo disco che andiamo a sentire adesso, però comunque hanno tenuto in piedi quello che era la cultura della musica che veniva dalle zone del Mississippi, per cui era musica nera proveniente, certo, dal jazz, certo, certo, nata dal jazz, diciamolo, questa cosa qui, sì, per forza, ma per forza, certo, New Orleans è proprio la patria del jazz, dove è nato proprio, esatto, il jazz, esatto. E qui ci andiamo a sentire qui Palazzo all'anima sua, ringraziamo il buon Mancuso di cui abbiamo parlato ieri, sì, perché questo disco originale su Disco Mix, uno dei primi usciti nel 1973, African Music Machine, il brano è Black Pearl, e qui saluto il mio, che non ci ascolterà, però mio grande amico Massimo Aldani di Radio Capital, che questa chicca me la donò proprio, me la regalò che io avevo 18 anni, adesso ne ho 55, per cui... quindi, un po' di tempo fa. Ascoltiamocela. Vai, allora, niente, è semplice, African Music Machine, Black Pearl, ok? L'ho detto bene? Sì, penso di sì. Esatto. Dentro la musica, fuori il silenzio.
Beh, certo, certo, questo giro ci sei, Fabio? Ci sei? Fabio? Non ti sento. Vediamo che è successo. Ci sei, Fabio? Aspetta che ti faccio sentire meglio, eh. Che grande musica questa sera, questo è Radio Casa Nicolassi. Abbiamo il Corvini, pronto, ci sei? Ah, ecco, meno male. Mamma mia che musica, oh, esplosiva proprio. Bravissimo. Di bello è che siamo vecchi, che bello a livello musicale, no? Mamma mia quanto è bella, guarda. Esatto, sì, sì. Che vuol dire essere allora vecchi, no? No, no, no. Qui stiamo parlando di, sì, musica, ti metti allegria, c'è tantissima roba qui, no? Stiamo parlando del vero vaccino contro la tristezza, no? È l'unico vero, esatto, vaccino contro la tristezza. Sì, vabbè, questo è proprio bello, dai. Meno male che c'è la musica, guarda, senza musica saremmo proprio veramente, bah, aridi. Un saluto a Giulia Lucia Serretta. Ci sei? Io ci so, ci sono, ci sono. Ci so, parli, ci sono pure, benissimo. Parli pure, cerchi di parlare romano pure. Sì, diciamo che io, avendo abitato a Bracciano per un po' di anni, perché lavoravo a Roma in questura. Pensa, a Bracciano io sono vicino 30 km da dove sono. Ma lo so, eravamo vicini, non ci siamo mai trovati, perché grazie a Facebook ci siamo ritrovati. Beh, meno male, dai. Abbiamo avuto questo input per poterci rivedere, certo, ritrovare, certo, finalmente. Bella e riportare diciamo al mondo quello che avevamo già iniziato nel 1993, per cui 92. Allora 28 anni fa, dimmi. Vai. Andiamo avanti con l'ultimo brano mio. No, che è l'ultimo brano, sì, vabbè. Uff. Sì, non è il brano. Ne abbiamo serata, altri 3-4 poi, dai. Diciamo che di quelli tra quelli che io ti ho mandato, certo, parliamo un ultimo brano che anche questo si trova e lo mettiamo, andiamo in chiusura con queste cose qui proprio per questo motivo, all'interno, certo, dell'ultima cassetta della Baia degli Angeli, certo, di Mozart, certo. Questo è un gruppo formato da Hogan Mason, che era un polistrumentista grandissimo in America. È morto purtroppo molto giovane, perché è nato negli anni 50, anche lui, però è morto il 2000 del 2020 di quest'anno, e quindi insomma, sì, insomma è andato avanti un po', però è stato attivo con questo gruppo dal 79 all'82 e ci ha lasciato una chicca. Aveva il gruppo, si chiamava, era Vogue Mason and the Crew, e sai che in America c'è la moda dei gruppi tipo Huey Lewis and the News, certo, Doctor and the Medics, certo, e compagnia bella, non si sa perché, comunque è un po' Crosby, Stills, Nash & Young, cioè per tutti i gruppi fatti in questo modo. Ci ha lasciato questo brano che è stato usato poi come sample anche da un gruppo che tu conosci molto bene, i Della Soul, per cui addirittura anche dai Daft Punk hanno usato molti campioni all'interno di questo album che loro hanno fatto, non di questo brano qui, sì, però del brano che presenteremo, però hanno usato comunque degli spunti, hanno preso spunto da questo disco, perché è veramente pieno di suoni, è un disco pienissimo, è un box magazine, come si può, certo, si potrebbe anche definire, perché comunque, sì, è pieno veramente di suoni. Lui era veramente un fenomeno, e purtroppo è rimasto conosciuto in Italia solamente per questo brano qua, lanciato appunto all'epoca da Mozart e da Rubens alla Baia degli Angeli, sì, e possiamo andarci a sentire, così dopo passiamo anche ad altre cose. Il brano è Bones Rock Skate Roll, è del 1979, Vogue Mason and the Crew,
lo sentiamo e poi cambiamo faccia al programma. Che... No, continuiamo sulla stessa linea, guarda. Continuiamo sulla stessa linea nel senso che abbiamo faccia. Perché tu hai fatto sentire, cioè poi una serata è fatta da tanti brani, no? Sempre del periodo. E io adesso, dopo, ti metterò alla prova, carissimo professore, capito? Intanto sentiamo questo, vai, alzate il volume che alla musica ci pensiamo noi. State ascoltando. Deep Time. History. Thank you.
che bella musica. Fabio, ci sei? Ci sei? Eh beh. Anno 1978, beh, quindi stiamo parlando di un po' di tempo fa, no? Giustamente. Sì, sì. Il disco è uscito nel 79. Allora, una cosa che non ho detto molto importante è questa. Non so se avete notato la base, Rapper's Delight è nata proprio da questo disco qui. Rapper's Delight è un brano, vabbè, no, dagli Chic hanno preso il Good Time degli Chic. Rapper's Delight, diciamo, no, la base se senti è proprio questa, anche perché Vaughan è stato amico del fondatore del gruppo che ha appunto creato Rapper's Delight, per cui sì, vabbè, hanno preso qualche idea, però è proprio gli Chic, sono, cioè, il brano è Good Times di Rogers degli Chic, certo. È stato un po' il via, diciamo, a queste cose qua, per cui siamo tutti consapevoli di questo, appunto, per quanto però se tu senti Good Time e senti Rapper's Delight è la stessa identica base. Poi loro hanno preso anche degli spunti da questo, sicuramente, come stai dicendo te, perché comunque c'è un'influenza, è chiaro, no? Però giustamente io perlomeno sono, poi non lo so, nel senso, quello che io sento a livello di audiofilo, poi non so che è successo quel periodo, non c'ero, capito? Cioè c'ero, ma non so. Allora, è successo che più o meno sono usciti i dischi nello stesso periodo. Certo, Good Times è lo stesso periodo. Delight è 1982, per cui non 81, è vecchio. 81, 1981. Sì, 81, diciamo... nominale. Sono molto afferrato in questo, professore, sono afferrato, attenzione. Allora, 81 è nominale, effettivo, sì. 82, perché sì, poi dopo un anno ci vuole, Italia. Sì, poi, è vero. Esatto, perché la Capitol Record e la Columbia Record allora giravano attorno al binomio, cioè ai due nomi importanti, certo. Stevie Edward e Neil Rogers, certo. Degli Chic. Sono loro che hanno inventato questo giro, dai. Sono loro che hanno inventato questo giro, che l'hanno portato avanti, però comunque non sono i reali inventori, perché Vaughan l'aveva già fatto in quest'album qui, in tanti dischi suoi, per cui tanti brani suoi. Sì, come no? Sì, certo. Esatto, è stato poi preso da parte, certo. E messo in ordine di ascolto anche dagli Chic, che gli Chic hanno avuto più successo, perché non hanno dovuto fare la trafila che ha fatto Vaughan, la trafila no, che no, 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 sono stati subito funati sotto questo punto di vista. Sì, subito, perché tra virgolette avevano le spinte. Cioè, vabbè, però erano anche lui, il bassista era il produttore, poi, no? Cioè, proprio il capo, c'era tutto in mano. Comunque, le Sister Sledge sono partite da lui, cioè c'era tutto un mondo particolare, cioè erano gruppi, clan che lavoravano tutti insieme, poi, no? come la clan di Celentano, no? Che poi Celentano ha fatto, sì. C'era Don Bachi, c'erano tanti insieme, però erano tutti amici che poi sono stati tutti. Sì, però ti devo fare una proporzione. Allora, la proporzione italiana rispetto a quella americana, io parlo di Italia, non in Europa, perché l'esempio ce l'abbiamo in Italia. In America l'esempio musicale è sempre e solo stato Quincy Jones. Lo so. Perché la Motown Record ha fatto una sua strada. Ricordiamoci che in Italia abbiamo avuto, diciamo, l'elemento fatto in Cina di Quincy Jones, certo. Tale Claudio Cecchetto, per non me ne voglia, purtroppo lui non è arrivato, stiamo parlando di un'altra cosa, però è altra cosa, e tutto dipendeva appunto da Quincy Jones. Se certo. Quincy Jones dava via un brano e andava, il brano nasceva, andava fuori, aveva a che fare con una concorrenza spietata. La concorrenza spietata era e nasceva dall'Italia. Ti parlo di Giorgio Moroder. Esatto, è quello che ti volevo dire. Il fatto, Giorgio Moroder è un altro mostro, era pure lui. Ha fatto dire a Donna Summers no a Quincy Jones, per cui certo. È incattito il tutto, hai capito? Sì, certo, cui, sì, chiaro. Non so se ti ricordi Joey Button con Rap Capo, o
o cose così, per cui è da lì che ti appunto di funzionare il mercato. Ma ascoltami un attimo, se io ti dico sì. Reach for It, sì, esatto, un altro mostro sacro che si chiama George Duke, ok, George Duke. Ok, io l'ho preparato sul piatto, e che cosa vuoi dire di lui, per esempio? Ce n'è da dire? Cosa vuoi sapere? Vabbè, lui giustamente ha portato anche un mood a livello di suono, un mood diverso dal suono. Stiamo parlando del 1977, il brano che ti faccio ascoltare, ne ha fatti talmente tanti, lui... allora, è un mostro. Teniamo presente questo. Sì. Lui è nato negli anni 40. Lo so. Aveva già una cultura musicale diversa, era un pianista, sì, un tastierista. Lui è un esperto di quello che era la tastiera jazz proprio. Certo, molto mostro. Mostro. Le prime tastiere R&B, che questo è stato una cosa importantissima. Bravissimo. Mi stai parlando di un elemento che ha collaborato con Frank Zappa, per cui capito. Esatto. Io perché perché l'ho messo? Un motivo c'è, caro mio, cioè nel senso, io ti prendo in contropiede se voglio, perché ce n'ho talmente tanta di roba. Però se tu mi parli di George Duke, io ti leggo Duke Ellington, Miles Davis, Liz McCann. Sì, perché lui comunque poi dopo ha cominciato a fare una produzione molto funk, perché è bella la roba che ha fatto, lavorando con i sintetizzatori, con questo basso particolare, che comunque ha creato un modo anche di esprimere la musica funk, no? Questo funk elettronico, lui l'ha sposato, perché poi ha fatto delle cose per me meravigliose. Il tutto è nato ad Oakland. Esatto. Diciamo, lui aveva un gruppo con un elemento non tanto conosciuto, che si chiamava, ahimè, Ajaro. Certo, cavolo. Per cui aveva un gruppo con lui, ti puoi immaginare quello che può passare. Ma intanto io direi una cosa, di fare sentire Reach for It, che è un brano che non viene tanto ascoltato, perché ormai sembra storia, ma è veramente, comunque molta gente ha preso i campioni da questo album, perché è tutto suonato, attenzione, ci sono delle cose elettro, però è suonato. Esatto. Dentro quest'album qui c'era un elemento molto importante, tale Stanley Clark, sì, che è stato esatto, uno strumentista, esatto, fenomenale. Bravo, perché sì, ha suonato anche con Dizzy Gillespie, per cui sai, il giro di Paco De Lucia, sì, di Larry Coyrell, poi aspetta, come mi viene in mente qualcun altro, Anita Baker e George Benson anche facevano parte. Sì, però lui per esempio lui ha lavorato alla Paramount, pensa te, in Los Angeles, California, e ha fatto questo disco, cioè non è che stiamo parlando, sì, perché esatto. Allora, la Paramount, allora era una multinazionale come adesso la nostra Virgin, ok? Nostra, non è poi nostra, fortunatamente, però era già una multinazionale musicale, certo, e cinematografica, per cui era una fortuna riuscire a stampare dentro quella, tra virgolette, etichetta, hai capito? Perché veniva lanciato, e come veniva lanciata la Columbia, come veniva lanciata, certo, certo, la Paramount, c'era, sì, etichette grandi, e loro hanno avuto la fortuna di entrare dentro questa cosa qui. Io ho avuto la fortuna di vederlo al Montrose Jazz Festival nell'86, io ero un ragazzino, da lì poi non l'ho più visto. Vabbè, però andiamocelo ascoltare, perché così ci facciamo io. Sì, no, vabbè, comunque sia, qui stiamo parlando di storia, visto che tu metti la storia, e anch'io, insomma, un po' di chicche serie, insomma, te le voglio dare, ok? Perché mi sembra il minimo, no? Siamo qui facendo questo programma. Alzate il volume in questo caso, cominciate ad ascoltare un sound che si chiama jazz, non si chiamava più funk, ma è un jazz funk poi alla fine, con Reach for It, lui e George. Alzate il volume, che alla musica ci pensiamo noi, di Deep Time. Show will make a stay. Say what? Yeah. If you let the funk hit your eye, you're gonna turn into a spy.
Let the funk in your heart, baby. Funk not only kills, it abs kills. Bye-bye. No, before we do that, I'm gonna take you to the bridge and drop you off into some funk. Ma che groove, quanto sono bravi, suonano questi, vero? Suonano, e suonano pure bene. Diciamo che sa suonare, dai, sono bravi. Abbastanza, dai, se la cavano. Ma magari suonassero ancora così. Allora, prima, vabbè, questo è George Duke, dai, questo è un album che ha fatto veramente storia, 1977, George Duke, come il suo nome riporta l'album. Quindi se volete acquistarlo basta andare su Spotify, c'è nella versione giustamente multimediale, anche vinilica. L'altro si trova ancora quest'album? Ma non credo. Non sì, credo. Sì, 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 lo sto andando in vinile, no, però in CD si trova, insomma, vabbè. Non è, volendo si trova anche in vinile, però non sono come le vecchie formule di vinile, cioè quelle che abbiamo noi avevano un altro tipo di vinile. Sì, di sì, sì, è vero, è vero. Stampate diversamente. Avevano un altro suono. Adesso sì, hanno un buon suono, però allora si avvicinava più alla cosiddetta alta fedeltà. Sì, adesso che adesso non c'è più. È molto digitale, molto freddo, è vero, è vero.
Allora, niente. Senti, bello, no. Devo dirti una cosa, perché devi, penso che tu devi andare via. Mi debba almeno no, ma io ho preparato una cosa per te, cioè nel senso, cioè, il prossimo è proprio una cosa che prima ne parlavamo, quindi ho detto, ma perché non metterlo? Perché insomma ti avevo visto un po'. Hai parlato di un gruppo molto, molto, loro sono molto bravi, si chiamano Iradio, li conosci, no? Sì, bravissimo. Nel 1979 fanno un album bellissimo che si chiama Rock On, e ci sono dei brani no belli. Io non veramente rimango senza parole, non so quale mettere, no? Perché avevano un sound speciale. Lui era ancora, perché credo che Ray Parker c'è ancora. Sì. È dal 77 che è in attività. Apposta proprio il 77. E c'è un brano che a me piace più di tutti, lo so, ma ce ne sono tanti qui, c'è You Can Get That, poi ce ne sono That For It For, Rock On, però ce n'è uno che io volevo proprio dedicarti perché sei bravo, che si chiama When You're In Need Of Love. È una bella caramellina, diciamo. Cioè, diciamo che è uno dei brani veramente... No, beh, ma io, ecco, quando parlo con le persone che abbiamo la stessa sintonia, io questa roba non la passo sempre, perché poi la gente, come hai detto te prima, non è che... Non è facile, capito? A meno che non hai vissuto questo album. Io l'ho vissuto tutto, quindi l'ho vissuto. Sì. C'è una curiosità attorno a questo album qui, cioè più che altro attorno a Ray Parker. La curiosità è questa, che lui nasce in una zona dove è nata poi la techno music. Strano. È una cosa difficilissima, anche perché lui è nato come studente di clarinetto e saxofono. Molto bravo, infatti è un polistrumentista, è vero? Vero. Hai capito? Sì. E ha pensato alla chitarra perché ha un altro elemento molto poco conosciuto, tale Hamilton Bohannon. Bravo, è un altro mostro. Stiamo parlando di cose che fanno male a sentire, perché esatto, non c'è più gente che suona così, quindi. Hanno formato questo gruppetto, no? Che girava attorno a quello che è un altro elemento molto importante, sì. Che era John Sebastian, che era lì il creatore. Ma tu ti ricordi tutti i nomi? Ma come fai? Io mi scordo tutto. Guarda che non è facile. Ti posso dire che mi ricordo i nomi, perché questo Sebastian è uno dei creatori di una delle chitarre di cui adesso ho comprato l'azienda, tale David Gilmour. La Fender Stratocaster. È stato uno degli ideatori di questa chitarra. Io ce l'ho qui, la Fender. Ce l'ho la Fender. Esatto. Ce l'ho qui proprio da me. Io sono più da chitarra blues, per cui sono più da Gibson. Tu sei un uomo ricco. Sì, è un Broadway. No. Sì, sei ricco, ma si sa, sei ricco. I costi sono quelli. Allora, altra cosa importante di Ray Parker. Dire assolutamente, è stato l'ideatore della colonna sonora di Ghostbusters. Vabbè, questa forse è la cosa più piccola per me, perché quello che ha fatto prima di Ghostbusters è mille volte meglio di quello che ha fatto dopo. È vero? Mi dovevi dire una cosa, ha detto. Mi stavi dicendo una cosa, io ti ho interrotto prima. Ti stavo dicendo, appunto, lui è nato... No, nei miei riguardi, in poche parole, mi stavi dicendo, Alessandro, mi devi fare una cortesia, non so che cosa... Sì, una cortesia, perché adesso magari non so se capita stasera, ma tu prima hai accennato un gruppo molto importante con cui io ho avuto a che fare, con il leader di questo gruppo qui, e tu lo sai molto bene. Magari un Hot Summer. Qualcosa del genere. Come no? Vabbè, andiamo in chiusura con loro, dai, certo. Vado di Ray Parker, ma io vado con questa che te la dedico a te. When You're High Need of Love. Quindi, ragazzi, alzate il volume, che adesso veramente si viaggia, come dicevano una volta.
again. You're in need of love. You need all my good time. State ascoltando, state ascoltando. Deep time, deep time. History, history. Sound, grande sound, eh? Beh, questa, Ray Parker Jr. Radio. E beh, che ti devo dire? Tu mi hai chiesto, mi hai fatto una richiesta telefonica, visto che fanno i programmi, no? Chiamano. Mi potrebbe mettere quella canzone? Beh, io ti posso dire una cosa, questo gruppo, io ho amato un loro album, forse perché ero giovane, perché c'avevo 19 anni, perché avevo sentito già delle cose loro, però una canzone che mi ha fatto veramente accendere il cuore, proprio tantissimo, ma non è You Are The Best Thing, perché poi quella ha fatto tantissimo successo, quella che veramente mi ha cambiato un po' la visione di questo gruppo, perché un gruppo, poi Paul Weller, vabbè, ancora è attivo, fa delle cose meravigliose, però di quell'album lì di Caffè Blu c'è una canzone che dico, ma possibile che questo gruppo riesce a spaziare così tanto in tanti modi, no? In tanti modi anche, non lo so, a livello proprio di anima, ecco, parliamo di anima proprio. E il brano che ti sto parlando è uno dei brani per me più significativi che loro hanno fatto. Non ha riscosso lo stesso identico successo che ha riscosso You Are The Best Thing, perché comunque sia, quello stava in tutte le compilation, riuscivamo a sentirlo dappertutto. Ma quello che mi ha proprio lasciato senza parole è My Ever Change Moods, che chiaramente, lo so che apro una porta aperta, è il brano che veramente per me è proprio lo spirito di Paul Weller, quindi è il modo anche di vivere, no? Vivere la vita, perché comunque ci sono tante cose belle in questo brano. Che dici? Ho lasciato senza parole. La storia di questo brano qua. Lo so che ma io infatti ho dovuto, cioè adesso passiamo dal funk a un'altra cosa, capito? Un'altra cosa. Sì,
Esatto, parliamo di un brano, allora, di Style Council, che non è vero che non esistono più, perché comunque sono ancora insieme, anche se il gruppo, il progetto, chiamiamolo così, Style Council non esiste più. No, non esiste più, no. Da mo. Sapere che quel brano che sentiremo adesso, quello che è accennato, My Ever Changing Mood, ma, è la prima volta, che non lo sa nessuno, ma io ho il vinile. E ti pareva? Lo cantò. Quello che diventò poi la moglie di Paul Weller, sì, Dizzy Lee, Dizzy Lee, che era una cantante, sì, che ha fatto anche delle cose cinese, mi sembra, in altri album, no, inglesissima, non sì, però vabbè, il nome era un po' così, no? Sembra cinese. No, è scritto Dizzy Lee, per cui Dizzy Lee, Dizzy Lee. La pronuncia di Dizzy Lee va a portare questa cosa qui. E assieme al batterista Steve White scrissero, sì, questa canzone. Mamma mia, che meraviglia! Weller poi riarrangiò le parole. Io, quando lo conobbi nell'86, sì, mi raccontò più o meno questa cosa qua. Te devi sapere che con Paul Weller ho avuto un grande rapporto, una grande amicizia. Abbiamo collaborato insieme. Ma ancora lo senti? Lo senti ogni tanto? No, adesso è un pazzo che non lo senti, anche perché è un pazzo che non viene in Italia. C'era un progetto, un concerto suo, dove sarei andato, ma per causa Covid, penso come le cose sono andate a finire per tutti. Perché io comunque ho lavorato per la Polydor, che certo, è un'etichetta discografica storica anche nel mercato italiano. Io l'ho conosciuto. Certo. Pensa che io ho una chicca che ti farà ribaltare dalla sedia. Ottimo. Che è una cosa molto importante, perché io ho una delle tastiere di Paul Weller proprio nel mio studio. No, vabbè, sei proprio il peggio, come si dice a Roma, il peggio sei. Ho anche le bacchette del batterista che mi ha lasciato, confermate proprio come sta il Consil, per cui vabbè. È una passione proprio che ho per loro. Vabbè, sì, loro, ma parlano della musica a livelli esagerati, cioè, nel senso, sono una cosa particolare degli Style Council: hanno all'attivo una marea di album, sì, sì, perché hanno vero. Iniziato comunque con Introducing Style Council, sì, e sono arrivati nel 98 con Modernism, che è stato l'ultimo album, concept album, se possiamo chiamarlo, certo, in questo modo, che è stato registrato nell'89 ma è uscito nel 98, ed è stato l'ultimo che hanno fatto insieme. Poi hanno continuato a suonare, ma il bello di tutti i brani contenuti in tutti gli album degli Style Council non sono mai un genere uguale all'altro. No, esatto, è quello che stavo dicendo. Un pot che hanno provato poi a copiare anche, no, è impossibile. Ci hanno provato, gli Oasis, ci hanno provato tutti in tantissimi. Però Paul Weller ha avuto una grossa fortuna di conoscere gli U. Mi ha detto niente. Lui si è fatto la sua musica, le ossa, si è fatto le ossa, modo di essere, le sue tastiere sono riconoscibilissime, cioè è difficile trovare un disco uguale a un disco di Paul Weller lo so è proprio un genere talmente particolare, il vero genere mood, sì, è nato da loro, tanto che si fosse un gruppo poi apposta. Io ti ho detto mood. Loro hanno questa grossa sensibilità nei brani, cioè perlomeno lui che scrive, che sono veramente, ti fanno entrare in un mondo, ecco, un po' come quello che sto facendo io, tra virgolette, però non voglio mai, cioè non c'entrano niente, io proprio faccio ridere rispetto a loro, però il fatto che comunque la musica non è solo una cosa o solo una situazione, la musica è tante situazioni, cioè sono tante le cose che succedono nella vita, non è che dormi solo o corri solo o lavori solo, c'è, capito? Sì. C'è, dormi, lavori, capito? Corri, fai l'amore, vai in macchina, e questo è un po' il suo mood, quindi chiaramente è grande sensibilità e grande cosa. Quando ho sentito questo brano la prima volta, ti giuro, mi sono messo a piangere. Cioè, guarda,
ti dico solo una cosa. Lui dopo il discorso di Style Console forma un gruppo c'è tuttora, perché comunque sì lo so, lo sento all'interno anche noi Gallagher, che sono i Gem il bello di quello che è stato chiamato il movimento Cappuccino Kid, cioè quello di questo ragazzo che non invecchia mai, perché non invecchia mai, no, ma infatti è nato nel 58, sembra, è più giovane di me, che sono sì, a voi, noi siamo più vecchi, sì. Lui ha proprio fatto tirato fuori il famoso quattro femmine al tempo del punk, cioè quel sì. che è durato 30 anni, che tuttora va avanti. E io ho la fortuna di avere l'Amond di Paul Weller, che è rimasto con noi perché non l'hanno rimandato, e quello è proprio il suono esatto dell'Amond. Quel brano che sentiamo adesso, io non so che versione tu metti su. No, quella originale dell'album. Perché ci sono. No, ti spiego, c'è una versione solo piano. Ah. E una versione invece strumentale di tutto, anche la solo piano è dentro quell'album che tu metti adesso, dentro Caffè Blu. Certo. Qui c'è sia la versione forte. No, piano forte e voce, basta. Quella. E appunto quella solo piano voce. Quella solo piano voce ha fatto storia, perché comunque è stata cantata dal vivo, ed è per quello che poi è rimasta piano, esatto. solo piano è cantata a voce, è stata cantata dal vivo assieme a Dion Warwick. Lo so. Io lo saputo dopo che chiaramente io lo ascoltai, mi ricordo, una sera del 1984, stavo a casa di Chicco, se mi ascolta lo saluto, mi ero appena lasciato con una ragazza, sei ragazzette del momento, quando stavo insieme, e lei si era messa con un mio amico. Cioè, capito? Quindi questo amico mi ha... Cazzo, io stavo, te la dico la storia, davanti a una bottiglia di Johnny Walker, che ti ricordi era il whisky, quello che c'aveva la cosa storta, l'etichetta storta, te lo ricordi? Ma una bottiglia di quelle ce la siamo seccata la sera dell'energy a Cesenatico. Me lo ricordo, però ascoltami, io mi ricordo che l'avevo lasciata e lei, per ovvie ragioni, non mi ricordo neanche perché sono passati talmente tanti anni, e lei si è messa con un mio amico, e il mio amico, poi dopo l'ho dovuto incontrare la sera, ma però prima di questa cosa, io che cosa ho fatto a casa di Chicco e Francesca, che erano sai quando tu uscivi, c'avevi la ragazzetta e poi c'è stava l'altro amico tuo che c'aveva l'altra ragazzetta, stavamo sempre insieme. E quindi in quel giorno eravamo in tre, mi hanno lasciato questa bottiglia di Johnny Walker così, libera, io ero talmente triste, ho messo Caffè Blu, ho sentito questa canzone, sapendo di quello che dice questa canzone, che comunque parla di queste cose, e mi ero lasciato con lei, con Giordana, non dico il cognome però vabbè, e a un certo punto ha cominciato a nevicare a Roma. C'è stata la nevicata nell'84 e io ho sentito questa canzone a casa di Chicco, che io già conoscevo l'album, però questa canzone qui è quella proprio che me l'ha fatto amare tra virgolette e odiare, perché era un periodo insomma non bello, e mi ricordo che sono uscito in mezzo alla neve ubriaco fradicio, e a un certo punto sono andato in una piazza vicino Piazza Mazzini, quindi siamo proprio al centro di Roma, Piazzale Clodio, si chiamava Piazza Strozzi. Stavo su una panchina e avevo ancora il suono dentro l'orecchio di questo brano, e a un certo punto, mentre, a parte vabbè, ogni tanto ci ho avuto qualche svenimento perché stavo a stomaco vuoto, ero ragazzotto, e a un certo punto sulla panchina dove stavo seduto, tutti gli amici aiutarmi, cioè, ho sentito il suo profumo, che era Anè, e quindi Anais, ho sentito il suo, e lei mi è venuta in soccorso sapendo che io avevo bevuto per lei, se tra virgolette si fanno queste ragazzate stupide, e in testa mentre lei parlava, non l'ascoltavo proprio, avevo sempre e comunque il brano dei Star Council, capito? Cioè che storia. Sì. Allora, però, che io, storia. Se fossi in te, a questo punto, dopo questo racconto, avrei messo The Wall Point of No Return, che forse era la più adatta, però secondo me questo che stiamo mettendo adesso è
un capolavoro no. vero. Esatto, questo, questo è il capolavoro degli Staccanzi, non posso non metterlo. Io ho avuto la fortuna di sentirlo live a Boston, quando abitavo là, ed è apparve l'Argine Nera, appunto, di New York, a cantarla con lui. Hai capito? Basta, ascoltiamo il brano. Sì, sentiamolo e mi raccomando, quando lo ascoltate, non bevete Johnny Walker, vi prego, cioè ve lo dico proprio con tutto il cuore. Rimanete a occhi chiusi. Esatto, rimanete a occhi chiusi perché adesso si viaggia. Alzate il volume. Che la musica. E dopo saluti. No, 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 c'è un altro brano e poi saluti, ok? Ah, va bene, ok. Vado. Turns to moonlight, and I'm at my best, praising the way it all works, and gazing upon the rest, the cool before the war, the calm after the storm, of the cool before the war, the calm after the storm. I wish to stay forever, let's end this villa blue. Oh, but I'm caught up in a whirlwind and my ever-changing moods, yeah. Bitter turns to sugar, some call a passive tune, but the day things turn sweet for me won't be too soon. Silence the winds after the blast of the hush before the silence the winds after the blast. I wish we moved together. This time the bus is soon. Oh, but we're caught up in the wilderness and ever-changing moods. Another's evil mind. The love after the hate. The love we need to let. The love after the hate. The love we need to let. I wish we'd wake up one day and everyone feel blue. Oh, but we're caught up in the dailies and an ever-changing mood, yeah. Senses and see there is no truth. Oh, and don't supermount the confusion for this ever changing news. Questa questa è bellezza rara, non c'è niente da fare, sono perle, esatto. Non c'è niente da fare, queste sono perle proprio della musica. Cioè, è una storia, se pensi che Paul Weller viene fuori dal post-punk inglese, questo... Non c'entra niente, totale, certo, certo. La svolta totale proprio del suo genere di musica. Senti una cosa, mi hai ricordato anche Cesenatico, qui è caduta la cuffia, si è sentita... E mi avevi ricordato Cesenatico quando abbiamo bevuto insieme, mi sembra. Certo, ma eravamo in 3 in 4, adesso non mi ricordo chi, perché ho io mi ricordo. Mi ricordo. Eravamo io, te, Mike, poi c'era quello alto, c'era quello che faceva rap con noi,
E c'era anche il buon Dario, Dario, capito, che faceva, ti ricordi, hip hop, reggae, e che lui continua, lui continua a fare reggae, cioè veramente bravo e fa delle belle cose, Dario. Sì, io ce l'ho ancora come amico, è venuto pure a cantare una volta a Roma, che l'ho invitato, e c'era pure... Cioè c'era un po' di gente che facevamo, insomma, ti ricordi, cantavamo sempre, noi facevamo questo rap. Sì, mi ricordo. Io e Mike, perlomeno, eravamo quelli, diciamo, quelli in prima fila. Poi c'erano anche altri ragazzotti che giravano e tu stavi dietro le quinte, come al solito, in console o facevi delle cose. Sei tu che poi hai mandato i dischi, facevi tutto quanto quando noi rappavamo là sul palco. Esatto. Davanti esatto. a tutti. E c'eri anche tu, mi sembra, al Pascià. Sì, esatto, ti ricordi che c'erano dopo di me, dopo che io mi sono esibito, c'erano i grandissimi, come si chiamano, che c'era il Rosso che cantava, oddio, adesso non mi ricordo, perché comunque poi sai, mi sfuggono. No, vabbè, ma loro sono proprio storici, sono quelli che hanno fatto come si chiama? I Simpli Red c'erano, ti ricordi? C'erano prima ho cantato io, poi i Simpli Red. Io lì avrei tante storie da raccontare anche con Micacchin, per cui... Sì, vabbè, lascia stare, quello è un casino, è meglio non raccontarle. Ascoltami, senti, per chiudere, no? Perché poi io come sigla di chiusura ho scelto, visto che abbiamo parlato, insomma, della grande musica, della musica funk, no? Questa sera, poi ne parleremo anche la prossima settimana, perché ce n'è talmente tanta che insomma è un bel sapere, no, questa roba. E io fondamentalmente abbiamo parlato di tantissimi musicisti molto molto bravi, ma primo in classifica per me, in assoluto, nella mia classifica personale come musica, c'è lui che si chiama George Benson. E che esatto, che nel 1980 fa un album di quelli proprio che mi fanno sentir male. Infatti, come faccio a non amare questo album? È impossibile. E poi in particolare Love for Love, perché chiaramente sono legato a questo pezzo per tante cose, insomma, perché ce ne stanno tanti, insomma, di Give It Tonight, insomma, ne ha fatte, però Love for Love mi lascia allibito ogni volta che l'ascolto. Hai qualcosa da dire? Una cosa sola, brevissima, che la gente purtroppo se lo ricorda solo per Give It Tonight. No, vabbè, che c'entra, no? Ne ha fatti certi. Senza sapere che prima di Give It Tonight c'è la famosa On Broadway. Ma meravigliosa, meravigliosa. Lui ha fatto, è stato uno dei primi a mettere il suono di questa chitarra allora sconosciuta, o quasi, che era la Ibanez. La Ibanez, come no, certo. Aveva un suono talmente particolare che in Give Me The Night appunto si sente ancora. Certo. Anche se in Give Me The Night originale nel disco è stato suonato da una Gibson, ma dal disco lui usa ancora questa Ibanez qui, perché lui viene fuori poi da un jazzista, grande jazzista. Di Rhythm and Blues. Esce, per cui è in attività dal 1964, è stato uno dei principi della Columbia, bravissimo, della Warner Bros, per cui stiamo parlando di colossi, colossi. Ragazzi, allora, certo, una cosa incredibile, 65 album pubblicati, tra i quali in studio 50, l'8 live e 7 raccolte. Abbiamo già detto tutto, penso che non ci di che cosa vuoi parlare? Poi ti volevo dire un'altra cosa importante, che George Benson in questo brano che io ho scelto, che si chiama Love for Love, che conosci perfettamente, è un brano completo. Allora, io quando dico completo sarebbe che in poche parole tutti i buchi, tutte le cose le ha colmate, cioè nel senso ha messo tutto quello che si deve mettere perfettamente, perché lui è un matematico proprio a livello musicale,
Perché uno dice, oh, questo è jazzista, quindi sai, improvvisa, non è vero, è proprio perfettamente uguale. La cosa straordinaria di questo pezzo è che ci sono i cori, che sono fondamentali, questi cori lontani, che se voi notate non sono campionati, sono cantati, quindi si sente tra il primo coro che fa il ritornello, il secondo e il terzo sono diversi dal primo. Cioè che è fondamentale, cioè è una cosa proprio che la senti, cioè senti proprio che cantano, esatto, e poi vabbè, allora, molto acustico. In quel brano che hai accennato adesso, di cui ti prego di ripetere il titolo. Love for Love. Ecco, Love for Love contiene due coristi d'eccezione, uno è Lonnie Smith e l'altro è Ronnie Cooper. Capito. E alle spalle di questo brano completissimo c'è un altro elemento molto conosciuto nel jazz elettronico che si chiama Herbie Hancock. Certo, è lui che sta alle tastiere, certo, lo so. Con questo brano qui possiamo dormire tranquilli dopo. No, a parte tranquilli, ma pure la sezione archi, quindi i violini, sono violini. Non è vero che non sono violini, sono violini, sono quattro che suonano. Quindi qui stiamo parlando di grande musica, quindi c'è l'elettronica e l'acustica insieme, cioè che poi alla fine è quello che amo io, no? Cioè la musica è bella, l'elettronica perché si è andata avanti, però quando ascolti delle cose veramente nate con il cuore, poi Love for Love, amore per amore, cioè meglio di così, è un inno, lasciamo stare le parole perché lui non è un grande paroliere, ma è un grande musicista. Sì, però allora... Questo brano qui contiene anche un altro elemento che purtroppo non è più tra noi, ma che ha fatto la storia della musica, e parlo all'interno dei cori. Abbiamo accennato a Dionne Warwick prima, sì, di Paul Weller, e guarda caso dentro a questi cori c'era la nipote di Dionne Warwick, che è tale Whitney Houston. Lo so, è vero. Andiamo a legare anche queste cose qui. Vabbè, comunque non è... Grazie. Anche a Chaka Khan, certo, vabbè, Chaka Khan è la voce più bella in assoluto, poi ne parleremo di lei, c'ho tanta roba, esatto. Tu mi dici a me qual è la più bella voce in assoluto degli anni 80, tutti dicono giustamente Donna Summer, perché comunque ha fatto delle cose Donna Summer, con il brano I Love to Love to Babe, cioè bellissimi brani, poi l'elettronica che ha portato lei, adesso ancora si scopiazza, cioè hanno fatto quel giro che è incredibile, cioè nel senso, non lo so, rimango I Feel Love, esatto. Perché devo fare la musica, io penso a te, con la musica riesco a ricordarmi il coso. Posso dire una cosa? Sì. Allora, Donna Summer, grande artista, eh? Sì, come però no. È nata per merito di Giorgio Moroder. Sempre, se no, vabbè, quello si sa. Perché alla Motown l'avevano scartata, perché certo, in realtà, se ci pensi bene, sì, grande voce, però non arriverà mai a Chaka Khan, no, a voci come Nelson Ridley o Chaka Khan. No, Chaka Khan penso che non arriva. Ha lavorato assieme ad elementi come Nat King Cole. Stiamo parlando. Certo, hai capito? Per certo, cui è certo, un'altra voce, bravissima, certo. Donna Summer, finché vuoi, ma secondo me qui abbiamo altro. Ma un altro livello. Parlando. Qui stiamo parlando di altre cose, cioè nel senso qui di spessore, un'altra cosa. Che ha un songwriter, uno scrittore di brani, è Rob Temperton, che è uno degli scrittori di musica più grandi, ha scritto per Michael Jackson tantissime canzoni, lo so. E anche per il Jackson 5, per cui stiamo parlando di altro proprio. No, ma filosofia musicale. Il discorso che fai tu fila perfettamente. Allora, Donna Summer aveva dietro Giorgio Moroder, lo sappiamo, e poi soprattutto era bella, quindi c'aveva questa era bella, quindi la bellezza certe volte quindi va avanti. Lei poi ha una bellissima voce, ci mancherebbe, molto 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 calda, molto pulita. Però Chaka Khan, ragazzi, cioè non lo so, poi ce ne sono tante di voci, ma Chaka Khan per me è nobody con Rufus, cioè, mi lascia ogni volta che la sento senza parole, perché
c'ha questa forza, questa armonia. Poi ce ne sono state tante di belle voci, specialmente nel rhythm and blues. Aretha Franklin, ne potrei dirti che, cioè, abbiamo parlato anche di Claudio Berri ieri sera, per Claudio Berri, Jocelyn Brown, Jocelyn Brown, diciamo che abbiamo una grossa fortuna di avere ancora dei gruppi a diva, l'Incognito hanno fatto cantare, che hanno fatto tantissime cose con Jocelyn Jasmine Brown, dell'Incognito era bravissimo. Esatto, per cui abbiamo la cultura, fortunatamente, in Italia, di quello che è la funky music, cosa che in Germania non esiste. Ma noi, perché siamo stati dietro gli americani, lo sappiamo. Ma per questa cosa noi dobbiamo ringraziare un elemento importante della musica italiana che conoscono in pochissimi, e forse non hanno... Lo ascoltano più che altro, diciamo, il figlio adottivo. Allora io ti sto parlando di James Anese, lo conosco, il grandissimo sassofonista che stava con gli Africa. Lui ha iniziato con Pino Daniele, cioè conosco tutto. Lui aveva iniziato con un gruppo che si chiamava Napoli Centrale. Napoli Centrale, poi è passato a Pino Daniele, sì, con Pino Daniele ha cominciato a suonare. Sì. Io lo conosco, Napoli Centrale, James Anese. Dentro Napoli Centrale c'era già Pino Daniele e c'era Enzo Vitabile, bravo. Stiamo parlando di mostri. Abbiamo iniziato ad apprezzare quello che è la musica funky, anche americana. Per cui funky blues, il funky blues, esatto. Che è meraviglioso. Negli anni 70, per cui James Anese, grande. Molto importante. E il discorso di tutti quei cantanti che abbiamo nominato adesso, una cosa impeccabile, hanno poi dato la nascita a quello che è stata l'etichetta principale per questo genere di musica, che è la Verve Record, che è nata nella metà degli anni 90, tuttora esistente. Diciamo che la gente la conosce come Motown, ma in realtà la Motown non esiste quasi più. Quincy Jones, elementi nuovi all'interno della Motown non li prende più. E ormai si è fermato a quello che era il genere fino a metà degli anni 80, a fine degli anni 80, e poi nuove produzioni di Motown. I Daft Punk. Collezioni, non ce ne sono. I Daft Punk Daft Punk non fanno parte della Motown. Però lui ha prodotto per loro. Sì, li ha prodotti, però al di fuori della Motown. Perché sì, etichetta diversa. Hanno vinto tutto con l'album, quello che poi ha fatto Lucky. Non avrà mai Get Lucky, scritta da Neil Rogers, per lui. Lo so, però mai il successo che ha portato Around the World. Around the World è bellissimo, quello è meraviglioso, certo. Per cui niente, noi ci sentiamo martedì. Ci sentiamo martedì e vi lasciamo con questo brano. La storia. Presentalo tu, perché lui è per me è il più grande jazzista funk pop dance del mondo, cioè, nel senso, grande voce particolarissima, strumentazione meravigliosa, gruppo, abbiamo parlato già dei coristi, c'era una Whitney Houston piccola, quindi in piccolo, che cantava nei cori. E questo brano è un brano di quelli veramente che uno può dire: ho sentito un brano completo, e questo è un brano completo. Io vi saluto, un saluto a voi che ci avete ascoltato, a tutte le persone che non ci sono più e che ci ascoltano comunque nel nostro cuore. Un saluto anche da Fabio Corvini, grande Fabio Corvini, direttamente da Mestre, dove l'acqua è alta, e oggi non è alta, va bene. E vi diamo appuntamento a martedì prossimo, direi. Magari purtroppo ci siamo persi il Bismarck, che doveva stare con noi, ma prima o poi lo becchiamo, perché è un po' così, una primula rossa questo periodo. Sì, avrà avuto dei problemi. Delle cose, ma tranquilla. Sono giorni un po' difficili. Sono giorni natalizi. Vi lascio a Love for Love, dell'album del 1980, George Benson. E alzate il volume, che alla musica ci pensiamo noi. Deep.
Time. Ciao ciao. Buonanotte a tutti. Ah, sentilo. Ciao, eh. Ciao. Ciao ciao. When we never had a dime, and our dreams seemed a million miles away, but we made it, baby, facing the bad times with a smile. Here we are, and we grow. Ascoltato Radio Casa Nicolasse.